Oggi video tranquillo perché devo dirvi un paio di cose molto importanti. Perché Luke è Una volta io lessi un libro. E mo' tutti gli haters, oh, Luke, non sai usare giungiuntifi, mo' Le, leggi libri. Sì, una volta lessi un libro, uno dei tanti libri che, ho, che io ho letto, per esempio, no? E questo libro. diceva di rompere le cose a terra. Fantastico. Questo libro, ragazzi, era un libro dal quale non dirò il titolo, a parte non lo ricordo neanche il titolo, però non, posso, non voglio neanche fare pubblicità a nessuno perché non è un video sponsor. Era un video di un, video, un libro di autoconvinzione. E mi rimase molto impresso perché anche usai alcune cose di quel libro. E vuoi il caso, vuoi qualcosa? Funzionò. Ora vi spiego con calma cosa sto dicendo. Ma facciamo intanto la stradina qua Perché era una delle stradine che mi ero dimenticato Per esempio questa è già sicura Qua c'è un'uscita e mettiamo la stradina Questo libro ragazzi parlava appunto di autoconvinzione Dicevo E parlava principalmente dei soldi Dei money oh, Money grabber. No a parte gli scherzi parlava veramente dei, dei soldi ragazzi come, ehm, come diventare ricchi Non è il titolo del libro però era il, il significato no? Il succo E ricchi non di soldi Ma di convinzione E la convinzione è una delle cose importanti Se la, la, la si sa usare, logicamente Molti si autoconvincono di cose Che non esisterebbero mai, però Quello è frutto dell'umano Dell'umanità Vediamo intanto, ragazzi, se escono i pulcini in più queste uova Ora, con calma, guardate tutto il video Vi parlo vi spiego cosa vorrei dire, eh Con calma Ho un pulcino uscito Abbiamo uno stack di uova Fantastico Cosa facciamo oggi, ragazzi? Scaveremo tutto il sotto Così, mentre scavo, parlo, no? Oggi ho voglia di parlare Ho voglia più che altro di... Eh, dirvi delle cose importanti, ma non importanti per voi, attenzione: cioè, non importanti per me, importanti per voi perché ultimamente la nuova generazione vostra di YouTube, ma non di YouTube, proprio di bambini di oggi, ragazzini di oggi, sta crescendo abbastanza maluccio. Maluccio perché? Eh, perché poi ci arriviamo col discorso, comunque. Magari, e eh, ragazzi, ricordo in questo video, sono tutti i miei pensieri. Non Luke hai ragione, non Luke è così o Luke che cazzo sta dicendo Sono miei pensieri, io sono libero di dire ciò che voglio E libero di esprimermi in ciò che voglio Logicamente stando nei, nei, canon, nei canoni, negli standard della legge ok? Allora qua intanto ragazzi ricordate che volevo fare la, quella fattori, la fattoria la, la, la cosa, la ferrovia Dobbiamo scendere, prendere delle misure e andare di là Dobbiamo uscire di là, forse è meglio cominciare di là a questo punto Andiamo a prendere il ferro, creiamo una nuova pala e poi cominciamo con i lavori e con il discorso. Non abbiamo ferro, fantastica questa cosa. facciamo un cobblestone, ma che me ne foto? Intanto devo fare delle palle, non è che devo fare chissà che, eh. Bam, attò, un attimo di parkour. Ok, eccoci qua. Allora da qua io direi più o meno, eh. Più o meno di quanto scendiamo. Scendiamo, 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 scendiamo. Scendiamo di un po'. Così dovrebbe andare bene? No, ancora un po', ancora un po', così. Io direi che così sarebbe fantastico. Che ne pensate? Ok, e si possono cominciare i lavori. Lo facciamo alto 2, no, forse anche alto 3 a questo punto. Forse alto 3, però magari lo alziamo ancora di uno, perché guardi la lavattella, guarda lì. Lo alziamo di uno dopo. Perché ragazzi, stavo facendo il discorso dell'autoconvinzione, dei soldi, eccetera, eccetera. Perché è un libro che realmente ho lessi quando ero un po' più vicino. E che mi rimase impresso perché? Perché ora vi spiego un paio di cose, vi racconto un paio di cose di questo libro e poi cosa ho fatto io. Allora, questo libro narrava, cioè parlava, parla, perché esiste ancora, non è che è morto. Questo libro parla dell'autoconvinzione, dell'autoconvincersi ad essere ricchi, ad avere i soldi. E tutto nasce da quando ci svegliamo al mattino. Molti, e forse la maggior parte, vanno a raccontare i problemi. Vanno. A, a fare come si dice nel gergo italiano a fare le vittime no molte volte si parla di eh, ho questo problema con amici parenti con persone appena conosciute eccetera eccetera capita anche a me capita a tutti capita ai vostri genitori capita a chiunque non tutti ma la maggior parte vi capita di raccontare in un discorso molte volte si capita di raccontare i problemi e non le cose fighe della vita o che ci sono capitate questo perché è nel nostro indole mentre Molte altre volte quando lo si fa è perché. Io perché ho fatto tante pale quando devo fare dei picconi. Vado a fare i picconi. Mentre vado a fare i picconi, faccio anche la nanna e dovrei prendere la misura. Allora è qua che sto scavando. Yes. Per cui dovremmo andare di qua. Ora facciamo un attimo così, eh, perdonatemi. Ma devo fare la misura dove arrivare. Vorrei arrivare. Allora, da qua. Scaviamo un attimo in giù, poi chiudiamo. Ok. E da qua. Ok, più o meno ci siamo. Mettiamo una torcia. E eh, uno di quei. E eh, non riesco, vero? Eh, e no, che non riesco. E eh, no che non riesco, non riesco. E eh, no che non riesco. Facciamo così. Vabbè, io, ragazzi, ho studiato anche matematica cara, alla scuola, ma cioè, in questo modo. Proprio. Questi, sono, per esempio, sono i casi. I casi, i puri casi. Per cui sappiamo che da qua abbiamo all'incirca contiamo i blocchi. Uno da fuori e due dal legno. Uno da fuori e due dal legno. Uno da fuori, due al legno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qua facciamo 15, facciamo 20 perché poi dobbiamo girarci. Per cui 20 blocchi, ricordiamocelo. Perché sto facendo le asce. 3 picconi. Le patate le avevo messe a cuocere. Dove? Le patate me le hanno rubate. Eccole qua. Aspetta che richiudiamo anche. Quindi abbiamo detto da lì 20 blocchi. Ok? Da qua 20 blocchi. Qua. Voilà. Iniziamo a contare, così non continuiamo questo qua di diamante. 1, 2 e 20. Voilà. E ora dobbiamo girare. Il girare però bisogna risalire, perché dovrò andare a vedere dove girare. 2 da legno. Allora, 2 da legno, devo contare. 2 da legno, legno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se fossi attaccato a questo legno, 24. Era qua vero? 24. Era giusto? 24. Non mi ricordo. Era attaccato al legno? Vabbè, andiamo a vedere. Ragazzi, appunto, dicevo questo libro. Parlava, parla di come diventare ricchi con il pensiero, ossia con l'autoconvinzione. E dicevo, appunto, noi molte volte parliamo dei nostri problemi. Per esempio, eh, sono andato dal medico mi hanno trovato un callo sotto al dito, eh, perché eh, noi a fare le vittime siamo bravissimi, molte volte invece al contrario, quando vogliamo raccontare qualcosa di bello lo facciamo, parlo dei ragazzini più che altro, lo facciamo per buffonaggine, mio papà mi ha comprato il motorino nuovo con le cerchi in lega, eh, eccetera eccetera, e, e, e magari poi molte volte manco è vero, ecco... Ragazzi, questo libro appunto diceva di come svegliarsi al mattino e di procedere alla giornata, ossia l'autoconvinzione di essere convinti e, e di affrontare la giornata, le giornate, la settimana, i mesi. Eh, autoconvinti in se stessi e soprattutto con una certa eh, posa, posa. Vabbè, quella cosa lì no. Nel senso: spalle larghe, testa alta, eh, modo di parlare diverso, parlare un po' più convinti. E questo riguarda ragazzi non le persone ricche o benestanti, ma le persone povere che non hanno un cazzo e magari hanno un piccolo lavoro. E soprattutto anche magari chi fa il lavoro di pulizia, il lavoro di... magari molti di voi nei commenti possono scriverlo. Effettuano lavoro di pulizia d'ufficio. Che cacchio ne so, curare dei vecchietti e pulire la casa. E io non sto contando i blocchi piuttosto che lavare i cessi. E un latest di turno. Gli occhi. Ma se hai fan di 8-9 anni, ma cosa vuoi pretendere che lavorino? Infatti, quando vado in giro, la maggior parte delle persone che mi fermano, se fosse la media dei miei fan di 8-9 anni, dovrei incontrare maggior parte 8-9 anni in giro perché incontro gente di 29, 36, 43 anni, eccetera, eccetera. Magari non è quella la media, e 24. Ora girando, dovremmo incrociarci con l'altra torcia. Che è misi, vediamo un po' se, se ce la incrociamo. Ecco qua, abbiamo sbagliato di un blocco, nessun problema. Meglio un blocco che di più. Ora da qua dovrebbe iniziare la salita, la risalita. Allora dobbiamo fare così. Poche parole, da qua dobbiamo salire lì. Ed è un problem. Perché io mi farei male la testina. Ok, così dovrebbe essere giusto, più o meno. Eh? Non dovrei farmi aiaiai ai ai quando salgo le rotaie. Ora dovremmo andare a fare appunto le rotaie, sia quelle di ferro che quelle d'oro a questo punto. Perché non ce la farei mai a percorrere tutto questo percorso. Forse dovrei alzarlo anche di tre. Però quello lo vedremo in futuro. Qua misi, a cuocere dell'oro. Del ok, ne abbiamo altri cinque. Ok, facciamo delle rotaie d'oro. Cosa ho finito la redstone? E ragazzi, lo so che potrei usare anche il, il trucco del um, del ferro. Potrei usare il trucco delle, delle rotaie infinite. E lo userò. Il problema è che non ho le slime per poter fare l'altra cosetta. Porca boia, non ho le slime. Se no l'avrei fatto molto volentieri. Perché qua io non ci arriverò mai lì, eh. Non ci arriverò mai. Ora iniziamo a mettere qualche rotaia d'oro qua e là. Rotaia velocizzata. E dovrei avere anche, però, solo un pirletta. beh, lo portate dietro. Che schiulo! Che schiulo. Praticamente una qua. E li mettiamo la sua torcetta giusto, all'intro, ne mettiamo una. Dicevo, ragazzi, di questo libro, lo so che vi, alla fine avete capito un cavolo, ragazzi, vi starete pure incazzando. Questo libro, finalmente vi posso dire, diceva: Che in poche parole, bisogna svegliarsi già convinti al mattino, e io qua, ogni volta, ragazzi, mi fermo il discorso perché poi arrivo negli intoppi. E ok, ho finito anche i cosi. Porca boia, io qua li posso mettere così, sì, Sì, li posso mettere così, sì. Ok. Ok. E ok per ripartire. Fantastico, facciamo così e così. Ora mi tocca fare, ragazzi, quelli di ferro. E mi tocca andare a cercare il ferro. Nessun problem Andremo un pochettino in caverna. Giusto, un pochettino. Abbiamo un uovo. Lo andiamo a schiantare contro il corpo. Però lo sfruttami anche l'inventario, in pirletta. Io non so se in realtà questo libro lo ha scritto Topo Gigio o che cosa, ragazzi. Però appunto diceva questo. Allora, in poche parole, bisogna svegliarsi convinti per diventare ricchi o per essere ricchi. In che senso? Eh, bisogna cambiare il modo di parlare, modo di agire, modo di porsi, modo di pensare. Bisogna cambiare tutti i modi normali della nostra vita che usiamo quotidianamente. Per esempio, eh, far finta di avere soldi. Pensare di avere soldi e dire di avere soldi. In che modo? Nel senso, noi siamo poveri, per esempio, non abbiamo soldi. Vado a lavorare, faccio un lavoro eh, che tutti sottovalutano: tipo fare le pulizie. Invece è un lavoro molto importante perché non dovete vergognarvene a dirlo ma ricordatevi che c'è gente disoccupata per cui è comunque un lavoro ed è comunque un lavoro retribuito che è una cosa importantissima per cui invece di piangere tutti i giorni dicendo il lavoro e i soldi e non bastano mai eccetera eccetera fare i ricchi per esempio ehm, vestirsi bene per cui iniziare a vestirsi bene e vestirsi bene ragazzi non vuol dire scarpe Nike e giubbotto Prada eh, vuol dire magari una giacchetta se la si ha, camicia Pantaloni, anche jeans vanno benissimo, scarpe da tennis vanno benissimo, tanto è elegante e sportivo, no? Ma l'importante è vestirsi bene e cambiare completamente la nostra apparenza, in modo da non dire, non dico sembrare ricchi con braccialetto d'oro, orologio d'oro, ma stare bene, stare bene nel senso stare bene con noi stessi, stare bene, vivere, ok? E, e andare al bar, bere il caffè. In un certo modo, eh, parlare e porsi in un certo modo, di togliere quella buffonaggine che abbiamo in noi e cercare di tirare fuori un po' di eleganza. E cercare di far finta di avere soldi, far finta di avere la puzza sotto il naso di quelli con i soldi. Magari avete una panda, tutta rotta come, come automobile. Il modo di guidare, il modo di come scendere e salire dalla macchina, il modo di come parcheggiarla e guardarla dove averla parcheggiata come se avessimo un macchinone cioè dobbiamo immaginare e autoconvincersi convincersi, di essere ricchi e di tutto ciò che abbiamo di pensarlo al contrario ossia di pensare eh, io non so ragazzi questo libro veramente l'ha scritto Topo Gigio non so se siano cose vere se è frutto di immaginazione se è un libro troll ma ragazzi comunque a me mi ha attirato molto questo libro e, e parlare e di, il modo di parlare di non dire mai se avessi soldi comprerei quello ma bisogna dire io ho i soldi e mi comprerò quello per cui questa è già un'altra autoconvinzione tipo ehm, uno di solito dice cazzo se avessi i soldi mangerei tanto sushi un esempio eh un esempio a cavolo io ho i soldi e stasera mangerò il sushi anche che poi non lo mangiate intanto vedete ragazzi io sto già autoconvincendomi da solo ho trovato il diamante perché io ho il diamante per cui bisogna imparare, bisogna imparare se dovessimo seguire questo libro a dire oh, piuttosto che se avessi. Per cui seguendo questo libro dovremmo arrivare ad avere i soldi. Io una volta eh, segui queste cose, ragazzi, perché ero un ragazzino quando lessi questo libro, eh e L'ho provato, giuro l'ho provato. E mi, scherzando, logicamente mi autoconvincevo di io ho i soldi. Io ho qui, io lì. Un giorno vado a Grazia Vinci, guarda il tabaccaio, dicendo io ho i soldi. Mi compro un e Vinci e vinco, eh, perché vinco. No, io lo compro per, giusto per. Mi autoconvincevo di questa cosa. vado al tabaccaio, compro il e Vinci ragazzi, ho vinto 500 euro. Ora può sembrare un caso, Può sembrare tutto quello che volete, però io mi rimase, mi impresso appunto questo libro perché, cioè raga, l'ho provato e è accaduto. Da allora tutte le cose iniziarono ad andarmi per il meglio. Mi aprì un negozio, eh, mi sposai con mia moglie, ci andava tutto bene, non ho mai vissuto nell'oro, ragazzi. Eh. Io parlo sempre di autoconvinzione, anche se avevo 500 euro in posta, per me erano 500.000 euro in posta, per cui... Eh, si inizia a ragionare e a vivere un po' meglio nel, col pensiero io non una torce per cui... ah devo farmelo e comunque davvero i soldi piano piano arrivarono sempre nel giusto standard, eh, non sono mai stato ricco ho trovato il diamante e non trovo il ferro perché io ho già il ferro <ride> avete visto ragazzi? perché a me non interessa trovarlo perché io già lo ho per cui non mi interessa proprio voi scherzate ragazzi ma questo libro è allucinante allucinante il problema, ragazzi, è farlo seriamente. Se volete provarci, provateci, fatemi sapere la vostra nei commenti. Se volete provarci, tanto non vi costa nulla, fatelo seriamente. Perché se, vi spiego, se io dicessi in questo momento, no? Volessi fare una prova. Dicessi: Ragazzi, io domani mi compro la Ferrari perché io ho i soldi. E mentre lo sto dicendo, nella mia mente frulla. Tanto sto seguendo questa cosa giusto per provare, tanto non lo farò mai. Per cui voi vi autoconvincete parlando, ma vi autodistruggete pensando. No, bisogna, bisogna. Bis, eh, capito? Ecco. Dovete autoconvincervi veramente mentalmente. E una volta che siete autoconvinti, mentalmente potrete parlare. Perché la, la parola viene sempre dopo la mente. Ragazzi, quello che voglio dirvi è che molte volte è più importante leggere un libro che guardare un video su YouTube, perché la maggior parte dei video su YouTube, compresi i miei, eh, non dico i miei sono migliori, compresi i miei sono disinformativi. Se volete informarvi, se volete imparare più termini, se volete imparare più cose, leggete qualche libro di tanto in tanto e Potrei anche dirvi cominciate dal topolino se siete piccolini, però iniziate a leggere, perché leggere è importante, leggere fa passare il tempo, leggere fa migliorare la vista, migliorare la mente, rilassa, fa tante cose a leggere un libro. E con questo video ragazzi non voglio mandarvi alla Mondadori a comprare i libri perché sto sponsorizzando, non sto sponsorizzando, oggi non riesco a parlare. Non sto sponsorizzando un cazzo di nessuno, per cui è un, proprio un mio pensiero di questa mattina. Mi sono svegliato così e volevo raccontarvelo. E il fatto del libro è una cosa vera comunque. Ed è una cosa molto importante perché... Ehm, magari, cioè magari, è sicuramente una cazzata, però provateci, provateci, fatemi sapere la vostra nei commenti. Io sono tornato con un pirla qua. Ricordatevi la, la formula importante del io ho. Non avrò, ho avuto, se avessi, se avrò mai, io ho. Questa è la cosa più importante. Logicamente a modo, ragazzi, a dose. Non ho, io ho una Ferrari nel garage, nella mia villa, a quattro piani. È logico che così state esagerando. E sono cose, come dicevo prima, appunto, bisogna saperle dosare. Dovete saperle usare, ragazzi, nei modi quotidiani, no? Faccio un altro esempio, sempre dei, al sushi, per esempio. Vostri amici stanno per andare a mangiare al sushi, o al McDonald's, che ne so, da qualche altra parte, e voi, purtroppo, non avete soldi in tasca. La risposta non è io non ho soldi perché ieri mi è uscito un callo sotto il piede, non ho soldi perché il capo ancora non mi ha pagato, quello è lamentarsi, piangere e tanto non vi darà niente indietro nessuno. Non è che trovi un amico sincero, beh, generoso, che magari ti offre un panino. Sì, e poi? Tanto quando piangete eh, davanti agli amici, parenti, estranei, gente appena conosciuta, quanti si pre preoccuperebbero di voi? A quanti potreste fare pena al mondo? Pochissimi. Si contano sulla punta delle dita. Invece, altri vivono di invidia. E se voi fate i convinti, l'invidia è molto più frequente nel mondo del, del, della generosità o del eh, fare pena. Io sono tornato nel punto di lavoro prima. Per cui, poi diamo caso, siete in un gruppo di ragazzi, amici, barra parenti, che stanno per andare a mangiare fuori. E voi non avete soldi. Non piangete. Voi direte... Ah! Sì, avrei qualche soldo da spendere. Però il problema è che stasera non mi va. E allora... No, oggi non vengo. Magari facciamo domenica prossima. La buttate lì, no? Sicuramente vi risponderanno. No, domenica non posso. Eccetera, eccetera. O anche se vi diranno... Sì, domenica prossima va bene ancora. Voi domenica dopo direte la stessa cosa. Però convinti. È l'aria che conta, ragazzi. Il modo come parlare. E dovete essere convinti voi stessi. Una volta che vi autoconvincete voi stessi, riuscirete a convincere gli altri. E ragazzi, sicuramente agli altri non ne fotterà, la maggior parte non ne fotterà un cazzo se voi avete soldi o meno. Ma il libro appunto diceva che non dovete convincere gli altri, ma nell'autoconvincersi faceva in modo che i soldi o ciò che volevate arriveranno molto presto. Trovato altro ferro, fantastico. Sapete che non voglio dire una cagata, ma forse il ferro, forse, forse ci basta. Ragazzi, lo so, ho fatto un discorso molto confuso e chiedo vegna di questo. Però spero che molti di voi, o almeno una grossa parte, abbia capito ciò che voglio dire. E, e, e magari qualcuno di voi grandicello in chat avrà letto questo libro e scrivetelo nei commenti, magari scrivetelo anche il titolo visto che non me lo ricordo e questo libro me lo fece leggere un altro amico col quale uscivo sempre di nome Oscar che lui era proprio patito di queste cose e, e, e lo ringrazio tuttora, ogni tanto lo vedo, lo ringrazio e dico eh, ci prendiamo per il culo dicendo io ho ancora quel libro e io ho tanti soldi in banca poi lo so che magari vado in banca, guardo il conto e piango perché invece di essere verde molte volte è rosso. Per cui eh, però eh, si dice che rosso, magari ha un conto con le mestruazioni, però li passerà a tutte le donne. Viene il mese, no? No? Vengono i due o tre giorni nel mese. E anche il conto ogni tanto a quei giorni. L'importante è che il resto dell'anno sia verde. Ecco, anche qua, per esempio, il resto dell'anno spero sia l'importante che sia verde, no. Perché se giochi con queste parole E eh no E eh no Avrete comunque sempre il conto in rosso Perché? Perché nel gergo italiano Essere in verde vuol dire essere senza soldi Per cui avere il conto in verde È avere il conto senza soldi Lo so che mi stanno picchiando Io continuo a guardare la web Per non avere paura Perché io voglio andare a casa a dormire Ecco eh, eh, Non posso trovare i clipper in casa Non mi ha visto E non posso dormire Eccola forse per colpa del ragno L'ho scopri. Ecco lì Il clipper mi ha visto sì però Porca boia, porca, porca boia. Per cui non dite né ho il conto in rosso né ho il conto in verde. Io ho il conto. Pieno di soldi. Perché io ho i soldi. È entrato in casa questo. Guarda che si è imboscato nelle piante. Ma guarda che carciofo. Ehi! Beduino! Sì, vabbè. Però devo ammettere, ragazzi, e eh, questa cosa è vera, ho una spada in ferro. Con l'ascia di ferro io tre colpi e shotto il creeper. Con la spada di ferro me ne servono 4. Per cui sì, posso anche io dire che l'ascia la, fa più danni della spada. Sono venuto a casa a fare che? Ah, A prendere i bastoncini? O sbaglio? Sì, a prendere i bastoncini. Ok, dobbiamo fare le rotaie. Tanto se non erro, me ne da 16 alla volta, giusto? Ok, 32 zaffiri. Qua di cosa? Andiamo a vedere se ci bastino. Per arrivare alla piccola stanzioncina. Eh, non ci basteranno mai. Qua dobbiamo mettere anche le torce. Ricordatemi, le torce rosse fantastico per cui ragazzi io aspetto di leggere i vostri commenti che sono davvero molto 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 curioso molto ora non è che fate i brillanti ragazzi eh e non è che adesso non fate oh voglio usare te la tecnica che dice Luke io ho i soldi io eh, vinco sempre Ora, tabaccaio con pochettino vinci poi non vinci e stai male e ci rimani male no fatelo per un periodo ragazzi cioè autoconvincetevi dalla mattina e comunque questa cosa non, anche se poi non dovesse funzionare, comunque aiuta nel modo di porvi perché è bello vivere e pensare in un certo modo, ragazzi. Invece di andare in giro a piangere con i nostri amici: Oh, tu c'è la macchinina bella, mio papà è senza lavoro, non posso permettermela. Basta pianucolare, rimbocchiamoci le maniche. Per cui vestiamoci in un certo modo, eh, spalle larghe, testa alta, camminiamo in un certo modo più convinto. Eh, come ho detto prima, abbiamo una Panda, abbiamo una 500, scendiamo dalla macchina come se fosse una Porsche. Perché tanto noi l'abbiamo. Ricordiamo che al mondo c'è gente che è sempre peggio di noi. E anche se eh, molte persone sono ricche e vanno in giro con la Porsche, non è detto che stiano bene interiormente. Ragazzi, un bacione e un abbraccio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.